Prato della Valle senza controlli e in balia del commercio abusivo, anche le associazioni di categoria chiedono la mano pesante. Ufficio immigrazione di Padova troppo piccolo e sovraffollato, il sindacato di polizia lancia l'appello a comune e questura. Con la giunta Giordani calate le assegnazioni di case popolari, l'attacco della consigliera Sodero, tradite le promesse. Si infiamma lo scontro sull'ipermercato di Due Carrare, l'associazione commercianti di Padova ricorre al TAR per bloccare il progetto. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dal territorio padovano. Cresce anche a Padova il fenomeno del commercio abusivo e le denunce da più parti della necessità di controlli e provvedimenti da parte del comune. Ed ora a scendere in campo è anche l'ASCOM. Prato della Valle, capitale regionale del commercio abusivo, la denuncia arriva da più parti, da cittadini e associazioni di categoria che lamentano una situazione di diffusa illegalità e di scarsi controlli della Polizia Municipale. Una situazione che è arrivata anche in Consiglio Comunale, dove Wanda Pellizzari ha chiesto al sindaco Sergio Giordani di intervenire, ricevendone per il momento, dichiara lei, solo generiche dichiarazioni di buon intento. Ora anche l'ASCOM scende in campo e chiede di fare chiarezza e rispettare le regole. Anche sul mercato di Prato della Valle la partecipazione e il subentro di alcuni operatori che vendono roba riciclata o roba contraffatta vanno eliminati. Con tutti i suoi problemi e con la crisi che investe i negozi, in particolare sotto il salone e nelle piazze, è necessario salvaguardare il piccolo commercio, che è il fulcro dell'economia della città e sentinella per evitare che si espanda il degrado. Facendo un arredo più adeguato, facendo delle iniziative a sostegno affinché ci possa avere un reddito che gli operatori stanno sul mercato, perché sennò chiudono. Ma anche tra i bottegai che lavorano sotto il salone è il momento di guardare al futuro. Spetta anche a loro fare un passo nel rinnovarsi e adeguarsi a quello che è le esigenze del consumatore di questo tempo. Sindaco, assessori e associazioni di categoria devono fare squadra, perché questi negozi non devono essere considerate semplici aziende, ma un patrimonio di Padova. Il centro immigrazione di Padova è al collasso. La denuncia arriva direttamente dal sindacato di polizia, che chiama in causa questura e comune. L'ufficio immigrazione è sovraffollato perché vi sono vari sportelli, tra cui anche quello della riconsegna dei permessi di soggiorno, lo stanzone che ospita nella quotidianità circa 250-300 soggetti che poi richiedono i permessi e altra documentazione, è una situazione veramente insostenibile. Al collasso, il sindacato di polizia non trova altro termine per descrivere la situazione dell'ufficio immigrazione, preso d'assalto quotidianamente da centinaia di persone, stipate in spazi ridottissimi al piano terra dello stabile della squadra mobile, a fianco della questura. Ma non è solo alla questura che si rivolgono gli agenti, che chiamano in causa anche il comune e il primo cittadino Sergio Giordani, per quello che oramai rischia di diventare un problema di sicurezza. Abbiamo chiesto anche all'amministrazione comunale, al sindaco Giordani, una attenta valutazione, perché il problema dell'ufficio immigrazione non è solo un problema della questura di Padova, ma in generale è un problema per i cittadini, è un problema anche di coloro i quali vengono e accedono all'ufficio, è un problema di ricezione, è un problema di sicurezza per Padova. La questura denuncia il SAP è diventata inadeguata per i cittadini, in alcuni casi come questo anche per l'attività di chi ci lavora, e Padova rimane l'unica provincia del Veneto che non ha ancora visto la costruzione di una nuova questura. 150-300 soggetti che tutti i giorni accedono ad un ufficio di polizia, potrebbero accadere delle situazioni che poi vanno anche a compromettere la stessa sicurezza dei poliziotti. Da una denuncia all'altra, quella in questo caso della consigliera Vera Sodero, che accusa la giunta Giordani di aver diminuito le associazioni di alloggi, le assegnazioni di alloggi popolari. Avete tradito, dice, le promesse fatte in campagna elettorale. È nell'anno 2017, anno in cui si è insediata questa giunta, sono state effettuate ben 34 assegnazioni di alloggi ERP in meno rispetto all'anno 2016. In occasioni la giunta Giordani ha ribadito l'importanza di esercitare azioni
al fine di assicurare un alloggio a più nuclei in difficoltà possibile. Ora cosa fanno? Non garantiscono nemmeno quelle a disposizione. Le case ai padovani, una promessa non mantenuta dalla nuova amministrazione. Secondo la consigliera Vera Sodero, le assegnazioni di alloggi popolari infatti sono in calo rispetto agli anni precedenti. Una questione sulla quale Sodero ha interrogato il sindaco Giordani, che ha la delega alle politiche abitative, elencando i dati del 2017. Un dato importante è quello degli alloggi invece che sono stati dati in disponibilità per l'anno 2017, che sono stati 131. Nel mese di dicembre, che è un mese particolare dato ad una serie di festività, quindi comunque le emozioni vengono amplificate, le persone sole si sentono ancora più sole, e vediamo che sono stati effettuati solamente due assegnazioni. Nel 2017 la giunta Giordani ha effettuato 34 assegnazioni in meno rispetto all'anno 2016. Intanto si arricchisce di un nuovo capitolo la questione della possibilità di una creazione di un nuovo ipermercato accanto al Cataio. Siamo a Due Carrare. La questione infatti è arrivata davanti al TAR. Sul progetto dell'ipermercato di Due Carrare si alzano i toni dello scontro e arriva anche un ricorso al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, al quale l'Associazione Commercianti di Padova si rivolge presentando tutti gli atti relativi al maxi progetto, che secondo l'ASCOM va fermato a tutti i costi. Abbiamo dato via il ricorso al TAR perché non lasciamo niente di tentato, perché siamo convinti che quell'ecomostro non debba assolutamente sorgere in quell'area là, per rispetto appunto del consumo del suolo, per rispetto dell'ambiente, per rispetto anche del commercio. L'obiettivo è quello di far ritirare al sindaco di Due Carrare l'accordo di programma approvato il 27 novembre scorso in Consiglio Comunale. Sono già ben 37 le osservazioni presentate contro la struttura che dovrebbe ospitare 100 negozi. Il ricorso fa delle domande specifiche e quindi chiede soprattutto al comune di Due Carrare di prendere visione delle situazioni che loro vogliono adempiere, per dire: guardate che ci sono delle incongruenze su quello che avete presentato e noi facciamo ricorso per questo. Inoltre c'è sempre il parere contrario del Ministero dei Beni Culturali, espresso in difesa del Castello del Cataio, che sorge a poca distanza. Ora la palla passa di nuovo al sindaco di Due Carrare. Anche il comune sembrava che volesse fare l'accordo di programma in 10 giorni, invece sta aspettando risposte dai suoi legali, però io penso e considero che alla fine prevalga il buon senso. Siamo alla cronaca: prostituzione e spaccio di droga in piazzale della stazione. In manette sono venute due cinesi. Quando, dopo le molte segnalazioni di uno strano andirivieni nel grattacielo di fronte alla stazione, i carabinieri hanno fatto irruzione al 14° piano, hanno scoperto una vera e propria casa d'appuntamenti cinese. In manette sono finiti il presunto sfruttatore di alcune ragazze e un suo connazionale, trovato in possesso di oltre 50 grammi di potenti allucinogeni e anfetamine, sequestrati oltre 12.000 euro tra i clienti solo connazionali. Probabilmente perché loro non volevano intromissioni esterne e quindi si sentivano molto sicuri lavorando solo con connazionali. Le ragazze che si prostituivano, tutte tra i 20 e i 30 anni, secondo i carabinieri erano soggette a una frequente rotazione e soggiogate dagli sfruttatori, che si tenevano il passaporto senza mai farle uscire di casa. Potevano guadagnare fino a 1.000 euro al giorno. Le prestazioni variavano da un minimo di 50 a un massimo di 100 euro, c'era un via vai veramente notevole di clienti, ma soprattutto, oltre l'offerta purtroppo di prostitute, c'era anche un fiorente spaccio di stupefacenti, di una droga sintetica. Trovati anche pugnali, un passamontagna e una scimitarra, oggetti sui quali sono in corso accertamenti. E con questo TG Padova per oggi termina qui. Grazie per aver scelto ancora una volta l'informazione di Rete Veneta. Arrivederci.